sono contenta. Perché il cambiamento è sempre positivo, secondo me. Poi andando in un ambiente rifatto adesso nuovo, quindi la condizionata, pian terreno, la vecchia scuola, la mia bambina andava ai piani superiori, c'erano le scale, anche se hanno fatto i piani di evacuazione e tutto, ma anche incendi, le scale sono sempre pericolose, secondo me, quando sono tanti bambini messi insieme. Sembra l'abbiano presa bene i genitori dei bambini di Subiano coinvolti nello spostamento di alcune classi del vecchio plesso della scuola elementare Pertini, chiuso per carenze strutturali significative, nei locali del centro commerciale Janus appositamente preparati per accogliere l'ormai imminente inizio dell'anno scolastico. Io sono a favore. Secondo lei la scuola Sandro Pertini quindi era da chiudere? Da chiudere no, però da ristrutturare più velocemente possibile, sì, ma se non è stato possibile, pazienza. La sistemazione del Janus a me non mi dispiace. Se c'era modo da un'altra parte era meglio, però come si dice, male estremi, estremi rimedi. Se meglio di quello non c'era, meglio che nulla. Quando ve li faranno vedere questi locali? Onestamente non so, hanno detto qualche giorno prima dell'inizio della scuola, per cui poi ora l'11 ci sarà un incontro, cioè i colloqui per chi inizia la scuola, per cui magari ci sapranno dire lì. Però insomma, se poi c'è qualcosa che non va siamo un po' a ridosso. Il problema è che se c'è qualcosa che non va comunque lo aggiusteranno, è stato detto, durante l'anno sicuramente qualche cosa può essere che non vada, però tanto comunque se la struttura è quella. C'è poco da fare, cioè almeno per 2 anni che io ho capito, poi rifaranno un altro posto per la scuola o risistemeranno, non so, quella vecchia, però io almeno so che mia figlia comunque sia una bambina, sì, diciamo così, nonostante 9 anni, abbastanza responsabile, per cui magari non ci saranno problemi, poi vogliono vedere anche un pezzo di giardino dalla parte di là, per farli uscire, per cui penso che forse comunque si sono adattati abbastanza bene. Poi bisogna vedere i lavori all'interno come sono, hanno detto le classi anche di 60 metri.